Aggiornamento crisi di giunta della città. Di fatto non ci sono ancora dei risvolti significativi, però insomma, un dettaglio da non sottovalutare è un intervento arrivato a tutte le redazioni in queste ore dal parlamentare Andrea Del Mastro, che come sappiamo è anima di Fratelli d'Italia, che in questo momento ha veramente il coltello dalla parte del manico per quanto riguarda la soluzione di questa crisi. Interviene con un messaggio e tuona letteralmente, prima contro il commissario Lega Michele Mosca, che a suo dire è intervenuto su diverse testate annunciando diverse misure senza consultare minimamente i suoi alleati. Non per ultimo, insomma, interviene e attacca pesantemente il sindaco Claudio Corradino e pone una serie di interrogativi. Allora, al centro c'è l'annuncio che lo stesso sindaco ha fatto anche attraverso i nostri microfoni delle intenzioni di voler acquisire la proprietà del vecchio ospedale. C'è questa partita che noi vogliamo giocare fino in fondo della sistemazione dell'area dell'ex ospedale, e per cui stiamo collaborando con la regione. Il consigliere Mosca si sta interessando per far sì, credo che siamo già abbastanza avanti con il, con le carte burocratiche, presto dovremo fare un protocollo d'intesa, sarà nelle nostre disponibilità e potremo quindi partecipare a pieno titolo a un bando che ci consenta di ricevere dei fondi importanti, perché va messo, insomma, va cambiata completamente l'architettura di quella zona. Il monoblocco credo che debba essere tirato giù e lasciato spazio per giardini, parcheggi magari interrati se possibile, per non lasciare tutto sempre in superficie, una estetica che consenta di riutilizzare e valorizzare la parte dietro. Che invece... Bene, su questo tema il parlamentare Del Mastro tuona letteralmente e pone una serie di interrogativi. Allora, intanto ci sono dei progetti a monte, quali sono le idee, si vuole acquisire, si vuole le buttare giù, rifare, sono veramente tanti. Chi lo acquista? Perché nel caso in cui ovviamente il comune ne dovesse detenere la proprietà, i biellesi si dovranno fare carico di questa spesa. Il sindaco Corradino in queste ore è a Torino per degli impegni istituzionali, ma invita letteralmente alla calma e afferma di non avere nessun progetto ancora formalizzato in ballo. Ha parlato di una serie di idee, oltretutto è aperto anche a nuove idee, ha assicurato di voler coinvolgere i fratelli di coalizione. Intanto, insomma, la posizione di Del Mastro è assolutamente chiara, il sindaco tenta di smorzare gli animi, ma le tensioni quindi su questo fronte non sono ancora finite.